Salve a tutti, benvenuti alla nostra nuova trasmissione Tiro Libero, un applauso subito per iniziare. Bene, Tiro Libero è la trasmissione del Terry League, e questa è la puntata zero, puntata pilota se così si può dire. E faremo quindi diciamo un po' una prova di quello che sarà la nostra web TV durante la stagione 2015-2016 del Terry League, nella quale ogni settimana andremo a raccogliere le dichiarazioni dei protagonisti del torneo, faremo vedere le riprese video che abbiamo fatto nel corso di settimana, le partite, e faremo un po' quella che è l'analisi del nostro Terry League, sia per quanto riguarda il calcio 5 che per quanto concerne il calcio 8. Oggi iniziamo con una puntata diciamo che deve essere incentrata principalmente su quello che è il mercato e su quello che sarà il primo appuntamento della prossima stagione, ovvero la Supercoppa del Terry League tra accidenti campioni dello scudetto, insomma, della scorsa Serie A e le cantine aperte che hanno vinto la scorsa Serie B. E intanto andrei a presentare subito gli ospiti, ringraziando Marco Palermi alla regia. E abbiamo anche i collegamenti a breve con Federico Ricci, che ha un'intervista registrata questa mattina, e con ICAP da Riccardo Maggi di BBMIF, che da Subiaco. Abbiamo qui alla mia destra Daniele Benedetti dei Papa Boys, un applauso. Luca Pinelli delle Cantine Aperte. E poi il trio di accidenti, Davide Nardone in vista. Presente con compagni, se no io mi metto a Davide Giovannini e Riccardo. Bene, abbiamo avuto un paio di forfè all'ultimo minuto, comunque ci siamo. Le iscrizioni al campionato sono aperte e rimarranno aperte fino al 5 di settembre, intanto quindi propaganda nostra. L'iscrizione al costo di 100 euro che va a garantire la copertura per quanto riguarda la costituzione della società amatoriale del CSI, più 100 euro di cauzione che abbiamo intromesso in questa stagione per evitare problemini che abbiamo avuto lo scorso anno, ovvero magari ecco, su problematiche di pagamenti piuttosto che di ritiro delle squadre, è appunto un deposito cauzionale che viene restituito alla squadra al termine della stagione. Il costo in cartina è 10 euro, che comprende anche la patch, oltre che la copertura assicurativa del CSI, anche la patch del Terry League da applicare nelle maglie, che possiamo applicare noi piuttosto che non. Poi tutte le altre informazioni ce le potete chiedere via email al terrylibre@gmail.com oppure al numero di telefono 349-4940-552. Allora, fatta doverosa questa premessa, andiamo subito con quelle che sono, diciamo, gli argomenti caldi di questa nostra puntata. Partirei soprattutto dal calcio mercato. Allora, tenuto banco il caso di Federico Ricci, il capocannoniere dello scorso torneo con 150 e rotti gol nella passata stagione. Federico Ricci, come ormai un po' tutti sapete, ha lasciato il Real Rodolini. Il Real Rodolini nella bufera perché c'è stata questa scissione tra le due squadre, con il capitano Dolci e diciamo il capitano morale Sergio Martellotti, che si sono scissi in due squadre separate. Innanzitutto chiedo a Daniele Benetti e a Luca Pinelli, che sono stati, diciamo, che hanno visto vicino questa situazione in modo particolare a Luca, ti ha sorpreso questa decisione di scissione del Real Rodolini? Cosa ne pensi? Ma io francamente li ho visti sempre una squadra di amici proprio unita, quindi non me l'aspettavo. Mi sarei aspettato che Federico Ricci magari sarebbe stato cercato nel calcio mercato da qualche altra squadra, però ecco. Non ti aspettavi quindi questo tipo di soluzione. Daniele, invece, cosa ne pensi? E soprattutto da questa scissione, tolto Ricci, il grosso del Rodolini comunque andare in Atletico Rodolini, nel Rodolini rimarrà Massimo Dolce, Michael Leonori e poi altri innesti. In questa scissione poi che cosa ne resta di questa squadra che lo scorso anno ha rischiato la promozione in Serie A? Ma io penso che il fatto che si sono divisi per loro sia un bel macello all'inizio, perché comunque, come ha detto lui, era un bel gruppo, e invece adesso non è facile ricostruire la squadra. Quindi penso che all'inizio avranno difficoltà. Poi sicuramente sbaglierò. Beh, comunque diciamo che chi ne ha giovato in questo tipo di situazione è sicuramente la squadra che ha preso i servizi di Federico Ricci. È stata una trattativa particolare, perché come è uscita fuori la notizia di Federico Ricci che lascia il Real Rodolini, chiaramente l'attaccante principe con gol a grappoli sia in regular season che in Serie B che nella Summer Cup, perché è stato il bomber di tutte e tre le competizioni, diciamo che c'è stato un forcing sul giocatore. Ieri Alessio Sciamanini di Ares ha smentito il contatto, ma noi invece sappiamo per certo che il contatto con l'Ares c'è stato, seppur non in maniera troppo veemente. Sappiamo che c'è stato un forte interessamento del Trannusai con Daniele Babbi, che ha fatto da intermediario per cercare di portare Ricci
alla causa giallo-blu, che è la squadra che ha vinto l'ultima Summer Cup. E poi ci sono gli accidenti che faremo parlare breve, soprattutto con mister Nardoni. Ma prima di quindi andare, diciamo, al nostro talk show, diciamo, legato a, a questo importante dibattito di mercato, poi parleremo di tutte le altre trattative, soprattutto quelle che riguardano Cantina Verde e poi poi oltre ad accidenti, andiamo proprio direttamente a vedere l'intervista fatta questa mattina a Federico Ricci. Federico Ricci, ciao a tutti. Innanzitutto ti ringraziamo per la disponibilità in questo sabato mattina. Ti abbiamo chiamato perché, insomma, ieri la notizia è rimbalzata in maniera prepotente sui nostri canali. Si può dire che siano giocati degli accidenti? Sì, ufficialmente sì. Ho trovato l'accordo ieri, mi ha telefonato dai Nardoni e diciamo mi ha proposto, ecco, di venire, di andare con gli accidenti, con la loro squadra, e ho accettato la proposta. Senti, facciamo un passo indietro. Innanzitutto, finita la stagione con Real Brodolini, tu hai già dichiarato di voler andare via? Cioè, com'è andata l'interruzione del rapporto con Real Brodolini? No, inizialmente era rimbalzata la notizia che probabilmente avrebbero fatto due squadre differenti, una capitanata da Massimiliano e una da Sergio. E inizialmente avevo dato la disponibilità per quella di Sergio, essendoci mio cugino Raffaele Pias, e però non assicurando loro la presenza a tutte le partite per motivi di studio, perché nessuno di loro studiava o lavorava a Perugia. E forse il rapporto che ho con Massimiliano comunque sia rimane buono, c'è stima tra noi. E comunque il fatto è che lui si aspettava che potessi andare con mio cugino, con Raffaele, e ha detto, diciamo, lui stesse parole, disse: sì, da te, diciamo, me l'aspettavo, perché è normale che vuoi andare a giocare con tuo cugino. Dato l'annuncio del tuo addio, diciamo, alla Brodolini, quante squadre hanno contattato? Ma io ho ricevuto prima un messaggio da un mio amico che adesso è passato con l'accidente, che giocava con l'Ares, e ha chiesto se ero disponibile per andare con loro. Sono onesto. Poi è venuto con noi con accidenti e quindi non si è andato così. Ti sarebbe piaciuto giocare con l'Ares? Beh, diciamo che è una grandissima squadra e posso dire che ha già, secondo me, già il completo così, come squadra, già è fortissima così. E poi un'altra squadra era, vabbè, naturalmente l'accidenti, e poi ho avuto un contatto con Liverpool e con il Tranusai di Daniele Papi. Sì, sappiamo infatti anche il Tranusai con Papi che sì. Sei stato intercettato. Come mai hai rifiutato il Tranusai? No. Ma più che altro non è che ho rifiutato il Tranusai, è che magari ho accettato accidenti, nel senso, dopo ci ho avuto queste, diciamo, una proposta più che per me andava meglio per quanto riguarda accidenti, quindi ho accettato loro. Ok, e per quanto riguarda invece i Liverpool, no? Diciamo che tu stesso hai dato, diciamo, un parere positivo al trasferimento a Liverpool. Innanzitutto partiamo dal presupposto che è una squadra, diciamo, di livello, passiamo al termine con tutto il rispetto, inferiore ad accidenti comunque. Tutte sono inferiori accidenti in questo momento perché è la squadra campione in carica. E come è andata però la situazione con il Liverpool? Cioè, tu hai dato la tua disponibilità, poi sei stato contattato, cioè è successo, c'è stata una trattativa? Sì, avevo fatto con loro una partita a Rone e avevo detto che se loro avevano, diciamo che ero disponibile a giocare con loro, se magari qualcuno di loro studiava o lavorava a Perugia, per me sarebbe stato l'ideale. Poi, diciamo, questo fattore, diciamo, non è avvenuto e quindi ho, diciamo, lasciato un po' in sospeso il fatto con Liverpool. Dopo è arrivata appunto la chiamata degli accidenti e ho accettato la loro. I maliziosi dicono una cosa. Allora, Ricci ha fatto 160 gol nella scorsa stagione, un record probabilmente difficilmente infrangibile, diciamo, anche da te stesso probabilmente, che insomma... Oddio, sarà uno stimolo per una delle idee, però insomma comunque un record particolarmente importante la scorsa stagione con, adesso non ricordo la cifra esatta, però comunque oltre i 150 gol in tutta la stagione, tra regular season e campionato. Però diciamo che i maliziosi vorrebbero dire, Federico Ricci faceva questi gol perché? Perché con il Real Brodolini giocavano tutti per lui, perché il Real Brodolini lui non rientrava, stava sempre avanti, perché comunque puntava molto assieme a tanti gol, perché il Real Brodolini è una squadra che comunque faceva tanti gol, ne subiva, le loro partite erano molto... zemaniane, e magari parecchi hanno detto adesso se vai in una grande squadra magari Federico Ricci può andare in difficoltà, può non andare, diciamo, in empatia con la squadra stessa. Che ti senti rispondere a chi pensa questo? Vabbè, per quanto riguarda l'empatia si creerà col tempo, con le partite.
Poi se faccio meno gol, naturalmente quelli che ho fatto l'anno scorso, che penso a Verracciò, ma non, diciamo, è un po' irrilevante come cosa. Perché comunque sia, se i gol saranno importanti per poter vincere qualche competizione, sarà meglio. Cioè, meglio fare meno gol, ma comunque sia vincere le partite. E poi non, boh, questa cosa, diciamo, del trovarsi in difficoltà non mi preoccupa. Perché comunque sia, se è una persona intelligente, si mette a disposizione della squadra come farò. E potrò migliorare anche sotto altri aspetti, tipo fase difensiva, movimenti. Poi è anche vero che giocando con squadre forti hai anche la possibilità di fare più gol, perché magari giochi con gente più preparata, più brava tecnicamente. Non lo so, diciamo, cerco di non esprimermi proprio. In una squadra che ha vinto tutto, come accidenti, cioè non ha vinto nel calcio a 8, però parliamo adesso di calcio a 5, una squadra che ha vinto tutto, quale può essere per te lo stimolo ad andare appunto in una compagine che ha già vinto e quindi potrebbe magari avere la pancia piena, o comunque diciamo tu passi da una squadra di fascia medio-bassa, parliamo in una 16 squadre, la Bologna poi ha sfiorato la promozione insomma in Serie A, però nell'otto delle 16 squadre parliamo di una squadra di metà classifica diciamo così, e passi con una squadra invece da primato, qual è lo stimolo che ti può dare questa avventura? Beh, lo stimolo è quello di vincere, naturalmente. Di vincere, di entrare e scendere in campo con la consapevolezza di poter vincere tutte le partite. E poi, anche sentendo i ragazzi, loro vogliono continuare a vincere. Cioè, questa è la loro idea. Già a partire dalla Supercoppa a settembre con le cantine aperte. Ecco, però se, qui mi rilascio a qualcosa che hai detto prima, no? Le cantine aperte si può dire che è un cruccio della tua scorsa stagione, perché con le cantine aperte hai sempre perso nella parte della Serie B e sono state due sconfitte che fondamentalmente vi sono costate il campionato. Cosa pensi delle cantine aperte e come vivrai quella partita che si giocherà a metà settembre, sarà un po' la partita inaugurale dove puoi già alzare un trofeo, cosa che lo scorso anno, nonostante tanti gol, a livello di squadra non sei riuscito in questa impresa. Diciamo che le Candine Aperte sono una squadra organizzatissima, giocano veramente bene il calcio a 5, l'abbiamo rincontrate nel torneo estivo, e sono veramente organizzati, è difficile anche, hanno un portiere veramente molto bravo e quindi è difficile anche creare delle azioni che possano permetterti di far gol, perché sei una squadra che si chiude molto e è in grado di ripartire con velocità e quindi devi sfruttare anche magari le poche occasioni che hanno. Prendono pochi gol, ma sfruttano tutte le occasioni che hanno. Quindi sarà una partita veramente, secondo me, veramente, veramente dura. Nel caso in cui dovessi giocare contro il Real Badolini, come ti comporteresti in caso di gol e quant'altro? No, vabbè, per ora non ci penso, no, non lo so, sarà il momento. Però naturalmente porterò rispetto ai miei amici. Cosa ti piace di Accidenti? Cioè, che cosa di questa squadra? Sappiamo innanzitutto che Accidenti tu avrai un compito importante. Sostituire Monghini nell'immaginario, forse anche al visino, adesso non sappiamo se rimane, ma principalmente il trascinatore della scorsa Serie A è stato Nicola Monghini, capocannoniere anche del campionato di Serie A, e lui andrà a giocare in categorie superiori, non ricordo adesso se eccellenza o quant'altro, quindi non potrà essere tesserato. C'è tanta aspettativa su di te, è innegabile. Quindi ti chiedo, cosa ti piace di Accidenti? Quanto potrebbero pesare le assenze di Monghini, Terzino e forse anche di altri giocatori? E che numero di maglia prediligerai? Al numero di maglia, Valerio Marcelli, che era il portiere, giocava col 9, ha detto il 9 lo do a te. E io ho detto va bene, grazie. Per quanto riguarda invece, beh, Monghini e Terzino, tecnicamente anche Monghini fisicamente sono di categoria superiore, quindi magari perderemo molto davanti. Però anche con l'arrivo di Basili potremo guadagnare anche dietro. Quindi, diciamo, secondo me sarà un gioco leggermente diverso dall'Accidenti rispetto all'anno scorso. E poi qual era l'altra? Se ti la senti diciamo di sostituire come dai a Sì, sostituire Monghini. io sinceramente non ci penso, non ci penso, non mi pesa questo fatto. Perché comunque sia, quando vivi all'interno di un gruppo unito come quello dell'Accidenti, che infatti fanno dell'unione della grinta, diciamo, la loro forza, io sto tranquillo, non mi sento il giocatore che deve fare la differenza a tutti i costi, io mi sento parte del gruppo, mi sento. Paradossalmente, in questo senso, diciamo che può essere un po' sgravato da questo compito che avviene dal Badolini. Cioè, dal Badolini, soprattutto penso che ti sarai accorto nella seconda parte di stagione che le
le difese iniziano un pochino a ragionare su di te in maniera diversa, perché magari è il pilastro principale, in accidenti invece non bisogna guardare soltanto Ricci, bisogna guardare proprio... E questo infatti mi potrebbe anche avvantaggiare dal punto di vista anche sull'uno contro uno, magari. E, marcano a me, però magari si liberano altri compagni e senti, riescono a far gol. Nella scorsa stagione, poi chiudiamo così una domanda un po', c'è stato qualche avversario difensore o portiere che ti ha particolarmente stupito, che hai avuto difficoltà? Allora, portiere... C'è un avversario insomma che ti ha messo più in difficoltà, allora... detto da uno che ha fatto 109 rotti gol. Portiere sicuramente la prima parte, la regular season, Paolucci sull'uno contro uno era insuperabile. Nella Serie B l'ultima partita Batman è stato micidiale, prendi secondo me. Bonus 9. Sì, sì, per me poi è uno dei portieri più forti del torneo e è stato veramente veramente bravo. Difensori, forse un difensore molto bravo è Roccia, lo chiamano, dell'Atletico per niente. Roncetti. È veramente bravo. Poi, beh, Fagotti, bravissimo, nell'accidente. Fagotti non te lo troverai quindi contro quest'anno. meglio. E poi, ora non me ne vengono altri. Ok. Intanto, Federico, ti ringrazio e in bocca al lupo per la prossima stagione. Previo, grazie a voi. E buon proseguimento d'estate e poi ci vediamo a metà settembre con la Supercoppa. Grazie. Se puoi fare un saluto, un forza accidenti. Non sì, ho all'accidenti, ala. Nel frattempo ci ha raggiunto in studio Valerio Marcelli, un applauso per la presenza, con presente. Allora, è ufficiale quindi, come avete sentito per bocca dello stesso protagonista, Federico Ricci è un nuovo giocatore di accidenti. Davide, raccontaci la tua parte, insomma, come è nata l'idea di Ricci e come si è articolata. Allora, inizialmente non rientrava nella linea di mercato perché avevamo una statura molto forte, dove l'obiettivo di mercato era andare a prendere giocatori per cercare di fare un po' di turnover durante la stagione. Nel momento che sono venuti a mancare due colonne importanti come Terzino e Monchini nel ruolo di attaccante. Come mai sono venuti a mancare? Perché Terzino ha firmato in promozione con l'Arrone, quindi per la regola delle limitazioni non può giocare, lo stesso per Monchini che è tornato in eccellenza a Massa Martana. Quindi abbiamo perso l'attaccante, non abbiamo, anche se avevamo lo stesso Giovanardi, ma su un campionato alla lunga con un solo attaccante non ci potevamo presentare, anche perché riconfermarsi è molto difficile. A questo punto abbiamo saputo della scissione del Real Brodolini e del Federico Ricci sul mercato. Inizialmente... Sono un po' come il caso Salato. Un po' come il caso Salato. Inizialmente è stata una trattativa molto difficile, anche perché c'era l'interesse di moltissime squadre. Poi a noi ci sono venuti a mancare anche altri giocatori, abbiamo perso 7-8 giocatori in totale, quindi dovevamo andare a rimpiazzare anche gli stessi. E abbiamo operato il mercato anche per cercare di... in ottica di strategia di avvicinarsi il più possibile allo stesso Federico Ricci. Abbiamo preso Francesco Passariglio, che comunque sia un elemento del gruppo storico per noi, che era stato l'unico di Ares a aver contattato Federico Ricci per portarlo in con loro, e abbiamo ingaggiato anche un altro ex giocatore di Real Brodolini, lo stesso Marco Basili, che è stato fondamentale nella trattativa per portare Federico Ricci in rosso verde. E ieri in nottata si è perfezionato tutto, abbiamo chiuso l'ingaggio del giocatore. Sentite, Luca, partiamo intanto da Daniele in questo. Quanto può spostare, secondo te, Federico Ricci in una squadra già forte come Accidenti? Una squadra che ha perso sicuramente giocatori importanti, che abbiamo sentito Terzino e Monchini che ci danno in due, però Federico Ricci quanto può dare in più a questa squadra? Ma io penso che quella squadra da Federico Ricci sia il top, perché è una squadra che corre. E Ricci, diciamo, è proprio la ciliegina sulla torta, infatti sarà un altro bello scontro sempre. La sfida infinita per la scuola, accidenti, non lo so, magari cancelliamo la Supercoppa, facciamo le cantine aperte e mettiamo la poi. No, scherzi a parte, a proposito di questo, Federico Ricci lo ritroverà ancora una volta. Con le cantine aperte vi siete giocati il campionato, cantine aperte della Brodolini, diciamo che era un po' senza una paglia di altri, un Federico Ricci contro tutti, no? Anche per tutti i gol che ha fatto. Innanzitutto, come vedi questa partita di Supercoppa della settembre, dove i pronostici, per ovvie ragioni, la squadra che ha vinto la Serie A contro la squadra che ha vinto la Serie B, danno per favore di accidenti. Però eppure voi avete fatto un cambio radicale, netto, tra la regular season dello scorso anno del campionato. Come vedi gli accidenti con Ricci? Ricci, io ho giocato contro la Serie B, chiaramente, è stato un avversario durissimo, perché io giocando a porta me lo trovavo sempre da davanti, e è veloce, sposta palla, punta, e il
5 fa poco. Ti ha fatto i complimenti. Sì, sì, grazie, lo ringrazio, però ecco, purtroppo mi buca. E ovviamente gli accidenti quelli abbiamo già giocato, sono una grande squadra e correggi da davanti sono ancora più dura. Non ho detto che hanno perso diversi elementi, però credo che comunque l'ossatura ci sia un fondo insomma importante. Beh, senza dubbio gli accidenti può rischiare cambiando di molto la sua rosa rispetto all'ossatura scorso anno, specie in una partita singola. In tal senso chiedo a te, l'ossatura invece di cattiva aperta rimane quella della scorsa Serie B? O ci sono delle novità particolari che dobbiamo sapere, diciamo, in esclusiva? Allora, di base sì, dovrebbe rimanere quello. Io riporto. Confermativa di Marchettini. Marchettini, cioè, sì, purtroppo manca Ristanti che è andato a lavorare come croupier in Malta, quindi rimane lì. Beh, Ristanti è un buon giocatore, però diciamo che noi abbiamo visto il grosso stacco. Cosa hai fatto in campo accidenti? Non vedo, ma mancavano. No, perché Marchettini. C'è Frugli agli Stati, sono stati poi tre innesti più della squadra rispetto alla regular season, sono arrivati a gennaio. È bastato poco per cambiare i vostri meccanismi, hai detto il campionato, sì, anche con due giornate anticipo, insomma, un ampio merito. Sì, beh, il fatto è che loro, comunque siamo anche stessi Marchettini, ha giocato un sacco nel calcio 5, anche a livelli insomma di C1. Poi ho avuto un problema al ginocchio, però con l'organizzazione, insomma, la tattica è rimasta uguale a Michelle, insomma, a Frugli invece per due grossi per davanti. Attualmente sappiamo che siamo intorno alle 19 squadre iscritte, il dato sembra essere destinato ad aumentare, segno che probabilmente poi la competitività del torneo andrà in aumento, quindi accidenti, per confermarsi campioni dovete fare insomma uno sforzo più ampio. C'è l'Ares che partirà dalla Serie B e quindi magari potrebbe diventare un osso duro sia in ottica Coppa di Lega che è stata fatta, che poi soprattutto in un'ipotetica Serie A, dico ipotetica a febbraio perché comunque ci si deve sempre promuovere, no? Chiedo qui a Valerio, cosa vi servirà per confermarvi, considerando che quest'anno i fari, i riflettori sono tutti puntati su di voi? Beh, per riconfermarci sicuramente servirà avere lo stesso impegno e la stessa passione che abbiamo avuto durante la prima annata del torneo. E in questo Ricci può inserirsi bene nel vostro gruppo, qual è la aspettativa? Tu gli hai lasciato pure il numero di maglia. Sicuramente Ricci riuscirà a inserirsi, lo conosco da tanti anni e io so benissimo la passione che mette lui in ogni partita e io ho lasciato la maglia perché giustamente del bombo, penso che meriti anche lui. Bene, parlando sempre di mercato, allora sappiamo che Tranusei si sta muovendo perché Tranusei ha perso Daniele Papi, i Black Cats hanno annunciato adesso due colpi, mi sembra Masci, non vorrei sbagliare il nome, però un giocatore che viene da giovanili anche importanti, però lo scriveremo nel nostro sito a breve. Chiaramente qui vi invito a tiro libero, la nostra trasmissione in web tv è rivolta a tutte le squadre, quindi noi naturalmente cercheremo a rotazione di coinvolgere tutti. E Daniele, mercato, Papa Boys, che cosa stanno facendo? Avete perso la scorsa stagione Vitale, portiere, grossa perdita per voi, anche se poi conteggia, si è comportato bene, torna a 5, però conteggia non ci sarà, da quello che so io, nella prossima stagione. Dormi non ce l'hai dovuto nel torneo estivo, verrà confermato, insomma, quali sono i movimenti che riguardano i Papa Boys? Perché ricordiamocelo tutti, i Papa Boys partono sempre come squadra in sordina e poi finale dello scudetto, finale del... finale del Santa Capo, comunque sei sempre lì. La prospettiva poi per la prossima stagione? La prospettiva è semplice, il portiere è stato trovato ufficialmente, è Daniele Domenichelli, che giocava con me in Abbosio, è un grande amico e quindi alla proposta ha accettato subito. Da regia, Batman Panelli, conosci questo portiere? Ok, ci dà l'ok, anche un segno, anche per dire insomma che è un portiere di un certo livello. Poi l'hanno messo in lista sempre Simone Dormi, Gianmarco Conti. Gianmarco Conti è un grande colpo. Quest'anno verrà messo in lista. Che lui ha giocato due anni fa, nel vostro campionato fatto due anni fa, e è un grandissimo giocatore. Poi Matteo Rossi, se vorrà. Ha fatto solo una partita Gianmarco Conti due anni fa contro di noi a ritorno, giustamente non sembra giusto. Era giusto. E poi c'è, non c'è da guardare. Matteo Rossi, essendo un po' d'amici. Allora, Matteo Rossi, essendo un po' amici, riguarda all'interno. Poi, a proposito di Matteo Rossi, c'è stata questa polemica con il Tranusei in finale, un finale della Coppa a distanza di settimane. Cosa puoi dirci di quella partita e anche delle difficoltà con Nico Dionisi, il portiere del Tranusei? Vogliamo spezzare l'ancia, vogliamo sotterrare l'ascia di guerra o vogliamo rialimentarla? Non lo so, dimmi te. No, penso che quelli sono episodi che nascono durante la partita e dovrebbero finire durante la partita. Benissimo, contento così.
Adesso andiamo un attimo, ci colleghiamo con Riccardo Maggi da Subiaco, in diretta per noi. Buonasera a tutti, a Marco Rompietti che mi ha invitato in questa trasmissione. Ho l'onore insomma di fare il punto della situazione sul prossimo Terni League 2015-2016. Saluto tutti gli ospiti di studio e saluto quei pochi telespettatori che ci guarderanno da casa. Allora, quindi facciamo un punto generale. Io devo partire chiaramente dalla mia squadra, dal BB Mist, insomma. E volevo dire che siamo chiaramente in vacanza, però stiamo preparando la prossima stagione dal punto di vista del calcio mercato, dal punto di vista dell'allenamento. Abbiamo preso forse un buon giocatore che però di testa non è che sia eccezionale, quindi se riusciamo a tenerlo calmo dal punto di vista mentale vorrà farci la differenza. Abbiamo sempre il problema della portiere, se riusciamo a risolvere il problema della portiere riusciremo forse a salvarci, perché il nostro obiettivo chiaramente è la salvezza nella prossima stagione. Per quanto riguarda la Supercoppa, quindi la sfida tra Accidente e Cantina Aperte che hanno vinto la Serie A e la Serie B la scorsa stagione, che si terrà a metà settembre, vedo chiaramente i favori di Accidente, anche se hanno perso alcuni dei loro elementi come Monghini, però le Cantine Aperte dopo insomma le ultime vittorie della scorsa stagione saranno sicuramente rinfrancati da successi e partiranno con grande entusiasmo, e poi in partita secca diciamo ogni risultato è possibile, quindi pronostico a favore di Accidenti, però sarà una partita sicuramente spettacolare che darà il via poi all'inizio del campionato. Altro elemento importante di cui si è parlato in questi giorni, lo paragonerei quasi al caso Salà, insomma, per fare un paragone ad altri livelli, è quello di Federico Ricci che lascerà probabilmente il Real Brodolini. Io non so quale squadra l'acquisterà, sicuramente andrà a rinforzare quella squadra, però è più facile gestire un giocatore così da parte di una squadra inferiore rispetto a una squadra che ha altri giocatori di primo livello, quindi il Real Brodolini giocava tutto per lui ed era più facile impostare il gioco, cioè gli davano la palla su di lui e lui si inventava qualcosa. Andando a giocare in una squadra dove lo sostituiranno, insomma avrà sicuramente una sistemazione tattica diversa e poi comunque ormai le squadre lo conoscono, quindi stanno adottando su di lui raddoppi di marcatura, marcature personalizzate, non sarà proprio facilissimo inserirlo. Forse lo vedo meglio nei Liverpool, dove appunto sarebbe la stella della squadra e potrebbe fare la differenza, no, chiaramente la farà bene in qualsiasi squadra dove andrà. Un altro argomento da trattare, insomma, è un'analisi generale del prossimo campionato. Secondo me salirà di livello in tutte le categorie, se ne faranno due, se ne faranno tre, perché insomma l'anno scorso è stato un gran successo e tutte le squadre che l'hanno fatto appunto lo disputeranno il prossimo campionato. In più ci saranno anche altre new entry, quindi tutti secondo me si andranno a rinforzare e salirà a livello qualitativo tutte le categorie. Chiaramente i favoriti saranno ancora Accidenti, però su un campionato insomma lungo diverse squadre saranno in grado di insidiarli e soprattutto saranno poche le squadre materasso rispetto a quest'anno, dove insomma si sono viste anche molte goleate. Quindi come dicono i telespettatori, buon Terni League prima, buona estate, godiamoci ancora le vacanze estive e poi buon Terni League 2015-2016, ci rivedremo per le prime puntate. Ciao a tutti. Un applauso a Riccardo Maggi, dunque. Grazie Riccardo Maggi, che sarà una delle colonne portanti della nostra trasmissione, che sarà in diretta da Subiaco tutte le settimane, quindi avremo il suo collegamento, poi il nostro movie, diciamo, della trasmissione. Allora, i MIF, promossi in Serie A, hanno vinto i playoff di promozione, Daniele, possono essere una squadra che possono anche la donna, loro hanno detto obiettivo dichiarato la salvezza, possono invece però, secondo te, anche fare qualcosina in più? Io dico, durante tutto l'anno con i MIF abbiamo sempre avuto qualche leggera difficoltà, però alla fine caso loro ci abbiamo sempre vinto, però è sempre una squadra abbastanza ostica e difficile. Ragazzi, una domanda tutta a voi, facciamo anche parlare ai nostri amici del sito. Lui lascerà Accidenti. Matteo lascerà Accidenti. Come mai lascia Accidenti? Se guardate quanto quest'anno in corso. Allora, sono Accidenti perché molto probabilmente hanno a studiare in anno e quindi dovrà anche continuare la stagione con gli Accidenti. Piangi un po' il cuore perché questa era stato un bel gruppo, una bella esperienza, tutti amici. Poi, certo, queste vittorie sul campo sono state importanti. Poi è importante di lui che si sta partendo qui sul San Maggio Sporting Club. Allora, un'ultima cosa, innanzitutto ricordiamo gli appuntamenti di salutare.
fatta nell'immediato post Supercoppa, quindi Brea Serenche di Mister Antoni e Luca Pinelli, quindi la sfida da Riva Mano, insieme insomma, ecco, disponibilità, bellissimo. Allora, grande partita tra accidenti e cantina verde. Luca, ci credete a questa impresa? La ultima, la vostra esistente, il centro Luca di intervenza. Noi crediamo, dobbiamo iniziare subito con il tempo, come dicevo prima, buona estate a tutti.